orgoglio per la città ospitare anche quest'anno. Abbiamo 35 equipaggi. Del presidente Gigli. Forza ragazzi! Giunti sul punto verrà fatto l'appello radio di tutte le imbarcazioni.
Ci troviamo al Lido di Jesolo, provincia di Venezia, e io sono il presidente dell'associazione Big Game Tuna Jesolo, che è stata incaricata quest'anno dalla federazione FIPSAS all'organizzazione del 29esimo campionato assoluto drifting, campionato dove si cimentano 35 imbarcazioni con equipaggi provenienti da tutta Italia, con obiettivo cattura, rilascio del tonno rosso. La manifestazione si sta svolgendo in due giornate di gara e adesso ci stiamo muovendo nel campo gara per avvicinarci alle imbarcazioni in combattimento. Le catture dall'inizio mattinata sono state movimentate. Abbiamo catture di tonno rosso ma anche di alletterati e lecce. Vai!
La competizione ha per oggetto la cattura e rilascio del tonno rosso. L'importante per il riconoscimento del punteggio è la misurazione, che viene effettuata con un'asta colorata. A ogni colore corrisponde una misura e a quella misura corrisponde un peso tabellare del pesce. Nel momento dell'avvicinamento della preda alla barca, l'equipaggio porta l'asta di misurazione affiancata al pesce e in questo modo si riesce a determinare la misurazione del tonno. Dopodiché si procede alla slamatura o rilascio con taglio del terminale e il pesce viene liberato. Si lavora con attrezzature che non arrecano danno al pesce, che può ripartire e riprendere il mare. In questo modo sono ami che con ardiglione chiuso, pertanto si levano da soli dall'apparato boccale del pesce. Corriamo di mezza barca, ma siamo già...
adesso, vai, mi dai in mano, dai, è agganato, fai due passi indietro. Bianco, 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 è quasi rosso, rosso. Attenzione, là. Ok, dai. Tira su, sì, è impigliato, vediamo come cammina. Diego, dobbiamo sfidarci dopo, eh. In questa competizione si pesca in libraggi da 30 e da 50. La maggior parte degli equipaggi pesca in 30 libbre perché il punteggio della cattura è molto più alto con la lenza più fine. Inoltre è stato inserito anche il timing, così che la cattura che viene completata nel minor tempo ottiene un punteggio maggiore. La competizione ha anche per oggetto la collaborazione con la comunità scientifica, pertanto con ogni manifestazione vengono svolte attività di marcatura dei pesci. In questa competizione si è cercato di tagare gli squali per, e con più precisione la verdesca per un progetto di individuazione e migrazione di questi pesci. Purtroppo non siamo al momento riusciti a riprendere filmati di marcatura di questi esemplari, di queste specie. Fallo vedere bene, fallo vedere bene sull'asta. Bravi, bravi! La competizione si è conclusa con un cospicuo numero di catture che hanno dato possibilità e soddisfazione agli agonisti di divertirsi e di provare attrezzature di libraggi molto sottili, perché stiamo parlando di 30 libbre. Possiamo essere soddisfatti e ringraziamo quanti hanno partecipato a questo evento, perché meritano tutti gli equipaggi che sono venuti anche da molto lontano, equipaggi veramente che hanno fatto tanta strada. A questo punto non resta che dirvi di rivederci alla prossima competizione, dove auguro di essere presente anch'io, e adesso rientriamo con tutte le imbarcazioni e procediamo con l'appello di chiusura. Un grazie e un arrivederci alla prossima a tutti.
Sono Mirko Betti, imbarcazione DJ Tuna, Lenza Oro San Severo. Siamo al 29esimo campionato italiano Big Game Drifting e molto probabilmente ho vinto il campionato italiano, lo spero. Ho fatto 5 strike, 3 ieri, 2 oggi, tra cui oggi 2 tonni in classe rosso. Speriamo che sarà tutto bene. Mi voglio complimentare con il Big Game Tuna Jesolo per aver organizzato un campionato italiano veramente meraviglioso. Grazie ancora. È la manifestazione di drifting nella storia, credo, della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquei, con il numero maggiore di equipaggi presenti a questo campionato, a questo campionato di drifting. Su 5 ore di gara ieri abbiamo fatto 35 strike, oggi gli strike hanno superato i 50 e vi dirò che sono anche molto contento, perché abbiamo giudicato fino a questo momento diversi pesci che superavano la colorazione della misura rossa, quindi pescioni, parliamo di oltre 70-80 kg, fatti con delle lenze sottili da 30 libbre, terminali sottilissimi. Vi devo proprio dire che il livello tecnico di questa disciplina del drifting in Italia sta superando tutte quelle che erano le mie aspettative, e penso anche tutte le aspettative degli agonisti, cioè veramente stiamo diventando i più forti del mondo in assoluto. Medaglia d'oro, campioni italiani 2013 con 6.067, l'equipaggio 32, Foggia 3, Lenza Oro San Severo, DJ Tuna, Betty Mico, Broglia Matteo, Graziano Pallotti, Giancarlo Baraldi. Complimenti ragazzi, complimenti.